è la vittoria più bella perché dopo tanta sofferenza in quella partita lì che abbiamo messo sotto il Foggia e non riuscivamo a fare gol, e fare gol al 90esimo ha un sapore più buono, no? Quindi in questi 3 anni è la seconda volta che ci capita a vincere così. Le squadre che vincono al 90esimo di solito vincono i campionati, no? Si è visto il Frosinone l'anno scorso, vinceva sempre al 90esimo. Quest'anno pure a Salentana e lo stesso Benevento hanno vinto tante partite così. È importante crederci fino alla fine, no? Perché le partite si vincono anche così, alla fine. Domenica abbiamo fatto, secondo me, da quando gioco io, la partita più bella di quest'anno. Come intensità, come pressing, come la tattica perfetta eravamo, no? Perché giocavamo anche contro una squadra molto forte che palleggia molto bene. Quindi non lo so cosa ci manca, però ora è pensare quello che accadrà. Quello mancano queste 3 partite, dobbiamo fare 9 punti e sperare di entrare nei playoff. L'anno scorso e quest'anno, come gruppo siamo simili, no? Lavoriamo bene, stiamo bene fra di noi, in campo lottiamo, però quest'anno secondo me abbiamo avuto un po' di sfortuna anche, perché in alcune partite, parlo da quando è arrivato Mister Bolini, che da quando ho cominciato a giocare io, perché non stavo bene. Io penso che abbiamo avuto tanta sfortuna, perché in queste penso 12 partite che ha fatto il mister Bolino, 11-12 partite che ha fatto il mister, abbiamo messo sotto tutte le squadre, sotto. Un pochettino quelle MEF che non abbiamo giocato bene, però le altre abbiamo giocato sempre bene, abbiamo messo sotto tutti. Però abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, perché magari abbiamo concesso solo un'occasione, una mezza occasione, abbiamo preso gol e non siamo riusciti a fare gol. Secondo me è un po' la differenza, quest'anno è un po'. Io ci credo in queste cose, la mia sfortuna. Sappiamo che fuori casa non stiamo facendo bene, però ora sappiamo che è l'ultimo treno, no? Quindi è vincere o vincere. Quindi dobbiamo andare a Martina Franca per fare il risultato, e continuare a sperare e tifare contro gli altri, no? Che sono davanti a noi, perché purtroppo non, ora non dipendiamo solo da noi, dipendiamo anche dagli altri. E come noi siamo una squadra anche che sappiamo giocare a calcio, no? Magari andiamo in questi campi, in questi ambienti dove loro giocano solo palla avanti, così abbiamo più difficoltà. Secondo me abbiamo difficoltà anche nei campi che prendiamo, no? Dove andiamo. Prendiamo sempre queste strutture brutte, diciamo, perché ci sono degli stadi che non si possono proprio giocare. Magari quando giochiamo in casa c'è un campo bello, c'è più spazio, quindi questo favorisce più le nostre caratteristiche, no? Sono la corsa, attacchi agli spazi, quindi secondo me per questo abbiamo un po' di difficoltà a giocare fuori casa, perché non possiamo esprimere il nostro calcio, secondo me. Il Martina Franca era una squadra, non lo so ora in questo momento, però prima era una squadra che metteva in difficoltà tutte le squadre, perché è una squadra davanti che c'erano giocatori di qualità e di velocità. Quindi è una squadra che è venuta qua, sono stati lì, poi provavano a ripartire, quindi con questi giocatori veloci che hanno davanti ci hanno fatto male. Però ora è arrivato il momento che dobbiamo andare là e fare noi la partita per vincere. Io penso che anche la città ci deve credere, perché noi lavoriamo sodo ogni giorno, no? Ma loro sono sempre presenti insieme a noi, quindi anche loro hanno una speranza di entrare in questi playoff. A me dispiace, no? Perché in questi 3 anni io penso che io ho sempre dato tutto in campo, ho sempre corso, ho sempre lottato per questa maglia, e entrare in campo, sentire venduti, cosa, personalmente mi fa male, perché io penso di non meritare questa cosa, no? Uno può dire: Dinis sei scarso, Dinis di qua, Dinis di là, però venduto io non accetto.
A me mi fa male questa parola, mi fa male. Io ho sentito tanto entrando in campo per fare il riscaldamento domenica. Quindi io spero che la città possa, i tifosi possano venire a Martina Franca a tifare per noi.